Allora, era vero, non c'è l'effetto dimagrimento per Coach Polignano, è tutto vero, sta benissimo, è soltanto fatto una buona dieta estiva. Ben trovato, siamo al Palacalafiori, appena finito il primissimo, i primissimi allenamenti della stagione. Una ripartenza atipica, volevo una tua opinione su questo comeback, su questo stato emergenziale che un po' tutti i tifosi si auguravano possa ritornare alla normalità. Tanto ti ringrazio, ma sicuramente fa sempre piacere sicuramente intanto allenare a casa propria, allenare la squadra della propria città come sempre. E quindi per me è un enorme piacere comunque essere qui nuovamente, ripartire nuovamente da qui. Per quanto riguarda tutto il resto, è ovvio che e lo sappiamo benissimo, la società ci ha impiegato tanto tempo perché aveva necessità comunque di un attimino mettere ordine, sicuramente l'avrà fatto ed è ripartita cercando di essere più solida di prima e quindi in questo momento ovviamente sappiamo benissimo che stiamo partendo con un handicap di 20 giorni rispetto forse a tutte le altre società. Però sicuramente credo che piano piano proveremo il più possibile, la società si è impegnata il più possibile, a recuperare il terreno. Storicamente quando si è partiti in stato emergenziale poi si è finito sempre bene, quindi se la cabala vuol dire qualcosa tocca anche credere a questa stagione. E hai 5 ragazzi, Kim Proi è contrattualizzato, c'è un giocatore secondo me che è il vero colpo assoluto forse dell'intero girone, che è Andrea Renzi, e volevo una tua opinione su questi giocatori che sono arrivati praticamente prima del tuo arrivo, una situazione un po' atipica, però fa parte dello stato emergenziale di cui sopra abbiamo già raccontato, insomma. Ma come ben detto tu, sicuramente Andrea Renzi non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore che ho avuto la fortuna di conoscerlo da ragazzino. Un aneddoto proprio su di lui che scherzavamo proprio ieri al primo allenamento, ho avuto modo di vederlo al Trofeo delle Regioni giocandoci contro quando io allenavo la Sicilia e lui giocava nella Liguria e lui e Paolo Rodondo erano i giocatori più alti dell'intera kermesse dello stato del Bambini con i trofeo baffi, insomma. delle regioni, era già su quei 2 metri. Oltre ad Che averci avevi in giocato Sicilia? 89, se non sbaglio. 89, Porto Arnese, Mattias Drigo, per dire quelli che sicuramente hanno continuato a giocare, Immagino Paolo in Calabria sicuramente c'erano stati vari Cerami, tanti auguri a Rodondo. Daniele per il Sì. matrimonio, Pietro Vazzana, Sì, Domenico De perfetto. Marco, a memoria, insomma. Sì. Sì. Bei ricordi, insomma. Il Quindi, resto? al di là dico che comunque Andrea sicuramente è un giocatore per questa categoria che è effettivamente importante. Davide Marchini è sicuramente un giocatore che si è messo in evidenza soprattutto l'anno scorso nella sua Livorno, la prima parte del campionato. Un giocatore che secondo me potrà dare una grossa mano a questa squadra. Il resto in questo momento abbiamo Michi che noi l'avevamo visto qui a Reggio Calabria addirittura 2 anni fa, dove aveva fatto anche un'ottima impressione, aveva giocato anche dei minuti importanti al mio primo anno qua a Reggio, sicuramente un giocatore che ha tanta voglia di emergere e che nonostante la giovane età ha anche trovato dei minuti importanti in questi 2 anni di Serie B. Il resto sono 2 giocatori in prova. Bischetti e Davids, 2 giocatori, uno senior e uno under, che stiamo valutando ovviamente in questi primi allenamenti, avremo modo di valutarli strada facendo e in settimana dovrebbero esserci altri arrivi in modo tale da dare la possibilità comunque sia al GM che a me insieme di poter effettivamente fare delle valutazioni un po' più approfondite e iniziare a dare realmente a plasmare questa squadra. Allora, questa sorta di denominazione sudamericana, per chi l'ha vissuta un po' più al di dentro, non voglio parlare dell'impatto media sul discorso coach Polignano, anche perché ci sarebbe un evidente conflitto di interesse, però c'è stata una bella pressione anche da parte dei social, tantissimi tifosi si sono schierati perché volevano fortemente la riconferma del nostro ospite. E hai sentito un attimino il calore della gente, ha detto ma scusate, ma l'allenatore ce l'abbiamo, che stiamo facendo?
No, vabbè, quello è normale che fa piacere, però è giusto anche dare spazio, come è normale che sia, ogni società, al di là se sia la società della mia città, faccia comunque le valutazioni a 360 gradi. Comunque sapevo benissimo che il presidente voleva sicuramente la mia presenza, me l'ha dimostrato nel momento in cui effettivamente la società si è messa all'opera e poi ovviamente abbiamo interloquito e poi insieme siamo riusciti a trovare una strada che ci portasse affinché oggi io fossi nuovamente qui. Ribadisco, mi fa piacere sicuramente il calore dei tifosi perché è normale che per un allenatore sentirsi ben voluto dai propri tifosi, soprattutto se sono i tifosi della propria città. Non può fare solamente che piacere. Formula del campionato, cambia tutto, il girone, l'abbiamo detto tantissime volte, un girone molto molto particolare, a Oxford direbbero streuso, fa un po' schifo, possiamo dire, però ce lo dobbiamo tenere, e poi chiaramente siamo in piena riforma dei campionati. Cosa ti aspetti all'interno di questo girone con questa formula? Ma come ben detto, credo sarà un campionato un po' strano per tutti, perché in senso assoluto tutte e 64 le squadre quest'anno credo che la maggior parte abbiano provato a fare uno sforzo anche economico paradossalmente maggiore rispetto a quello che erano le loro possibilità, perché tutti vorranno provare a puntare, entrare nelle prime 12, chi di diritto nelle prime 4, chi nelle prime 8 per avere il fattore campo a favore per la seconda fase, chi entro le prime 12 per provare comunque a giocarsi un risultato finale che ti possa dare l'accesso alla nuova Serie B nazionale. Quindi è ovvio che sarà un campionato anche abbastanza strano perché sicuramente la composizione dei gironi che è cambiata diventa ancora più particolare, quindi le quattro siciliane più Reggio Calabria che volerà in Lombardia e in Veneto, un girone sicuramente nuovo che ho avuto il modo di poterci giocare solamente in un incrocio playoff al primo anno in cui ero via a Borgo Sesia, un girone che sicuramente ha anche una caratterizzazione un po' più giovanile in alcuni aspetti o quantomeno per alcune squadre. È un girone dove sicuramente l'atletismo e la corsa ne fa un po' più da padrona rispetto forse all'aspetto prettamente tecnico, tattico, che possa in questo momento dimostrare il girone D o il girone C, come l'anno scorso, dove sicuramente i giocatori, tra virgolette, locali delle squadre lombarde, delle squadre veneto, trovano più spazio, hanno la possibilità di giocare. E sicuramente sarà un girone un pochettino particolare. Nuovo anche da questo punto di vista, con tantissimi fidelizzati, gente del luogo pronta a combattere. In bocca al lupo dunque al nuovo, già vecchio insomma, allenatore della pallacanestro Vecchi senza Isola, capelli no, ormai sono vecchi. vecchio storicamente, che ormai allena e vive in Nero Arancio ormai da tanto tempo, e con la speranza di vedere moltiplicati questi giocatori, che sarebbe la cosa più importante in vista dei prossimi impegni. Alla prossima.